Una signora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, pulizie, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno delle fate. Ed una rossa col cappotto che sorride al fidanzato che non vedo. Egli sorride, lo saluta ed improvviso piglia e sale sopra il treno. Io non li guardo mentre bacia il suo ragazzo, ma si vede che lo ama per davvero. Come si vede la stazione di Lambrate di Milano a Rogoredo. E sono un re che si dimentica le cose per la strada. E sono un re che si dimentica le cose ovunque vada. È una ragazza nigeriana coi capelli che ha rubato ad una decalcomania. E il pendolare col portatile che dorme ancora un po' prima di scendere a Pavia. E due surfisti grunge che hanno girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se mi starebbero a sentire. E sono un re che è stato già ghigliottinato dalla noia. E sono un re che non ha niente a che vedere coi Savoia. E questi strilli di bambini capricciosi che le madri stanno presentando a Erode. E questi cori di bambini dentro i tori di ceramica che bruciano nel nome delle mode. E quanta polvere negli occhi e tutto intorno non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere. Occuperanno tutti quanti i posti chiave delle leve del potere. Allora sì che rideremo quando tutto sarà immenso come un grande carnevale. E rideremo e bruceremo quei fantocci che vederli ci fa male. Allora sì che leggeremo tutto il mondo come fosse in filigrana. E sarà bello ad ogni brivido vedere come tremerà la scena. Staremo lì sotto le stelle sparse in cielo come un chilo di farina. E batteremo i piedi a tempo al freddo dall'erogatore di benzina. Ed entreremo in qualche cinema da Prusa dove ruscano gli amori. Ed usciremo da quel cinema e sapremo che eravamo noi gli attori. Ah, ecco, è tutto chiaro. Allora, Valentina Zina. Leggo, testuali parole. Appassionata fin da ragazzina di arti pittoriche e di arte contemporanea, frequenta l'Istituto d'Arte di Imperia, dopodiché incomincia a sperimentare ciò che più l'attira, la pittura sul corpo umano.
dapprima sui volti, colorando con note di allegria e meraviglia i visi di migliaia di bambini nelle piazze di molti paesi. Poi si dedica anche a dipingere i pancioni di future mamme che vogliono ricordare con gioia e originalità l'attesa più importante. Poi sui corpi di donne, dimostrando come le curve del corpo e il disegno possano valorizzarsi vicendevolmente. I temi e gli stili sono i più disparati. Il body painting rende possibile trasformare il corpo umano rendendolo tela e nel contempo parte integrante dell'opera stessa. All'interno della sua formazione hanno un posto di spicco il teatro e il circo. Forse è anche per questo che vede il corpo umano come principale veicolo della bellezza artistica. Nel 2014 vinci il premio al concorso di body painting delle Café des Artistes a Pietraligure. Vuoi aggiungere qualcosa? Dai. Ma cosa aggiungo? Questa cosa l'ha scritta mio marito, che mi vuole un sacco bene. Però è vero, cioè, sono cose vere, non è che se le inventate. Niente, sono molto emozionata, sono contenta dell'invito che mi ha fatto Vera, che è lì, perché è una cosa che mi piace molto sperimentare, appunto sul corpo intero, possiamo ti alzi un attimino così la vediamo. Ecco, io quello che sono riuscita a studiarmi per questa serata è questo, diciamo, non lo spiego perché non lo saprei spiegare, però è questo, parla da solo. Ma la questione delle parole. Allora, la questione delle parole, io ho fatto una piccola intervista prima di cominciare e ho chiesto appunto di dirmi due parole, le inserite qua. In questo sangue, in queste vene che vanno su. E, l'avevo già pensato di inserirle, ne avevo pensate alcune prese dalle poesie di Vera che mi aveva mandato. Poi ho detto, vabbè, chiediamo un po' a tutti, perché alla fine mi piaceva anche rompere le scatole un po' a tutti quanti e intanto socializzare in un ambiente in cui non sono abituata a stare, perché appunto io vengo più dalla piazza dei bambini, dal circo, da altre situazioni, però mi sono trovata bene, mi è piaciuto. Bene, cosa c'è scritto qui? Allora, leggile, dai. Sì, tutte, ok, ce l'ho scritte qua, faccio prima, ok. Vai. Allora, allerta dionisiaca. Raffreddore, cosa sei te? Ce l'aveva detto. Non era la parola esicriale? Esiziale, ok. Buio esistenziale, uscita di sicurezza, altalena e birra, vercingetorige e dolore, farfalla vorace, leggerezza domani, saggezza e sapienza. Queste sono quelle che ho raccolto, non da tutti, perché poi non sono andata da tutti, però quelle che mi servivano da inserire. Vorrei sapere chi è che ha detto uscita di sicurezza. Io, confesso, io. Grande cazzo. Sono tre parole, oltretutto. Ho detto che andava bene lo stesso, ho detto che andava bene anche uno. Non fare come quella. Grazie mille. Scusate, signora, ma mi agito. Girerà per i tavoli, poi non lo so, farà qualche... Farà cose, vuoi dire qualcosa? Ragazzi, poverina, che stanno lì, vabbè, ti ringrazio Valentina perché mi ha chiesto di farle da modella, ovviamente non sono una ragazza, non sono una modella, però l'esperienza la volevo fare da un sacco di tempo con Valentina. Mi ha fatto il solletico, sì, ma è stato anche un massaggio molto rilassante e non so se avete notato, tenevo spesso gli occhi chiusi perché era proprio tra la lettura, la musica e Valentina che faceva questo suo percorso su di me, è stato bellissimo, quindi grazie a lei e grazie a te. Grazie.